Di nuovo qua, la seconda puntata di questo percorso che prevede la narrazione di storie dedicate all'isola, alla memoria dell'isola. Ci fa piacere essere soprattutto in questo luogo perché è meraviglioso. E da attore posso dire che mi piacerebbe tanto fare uno spettacolo proprio in questa chiostra. E poi perché siamo contenti di essere sull'isola. E ringraziamo soprattutto per aver sostenuto il progetto il Comune di Capraia con il bando Borghi e l'ha accompagnato Due di Sesto Fiorentino che ha sostenuto anche, anzi vuole dare la parola un attimo anche a, che vuoi dire? Vuoi dire No, voglio qualcosa? dire semplicemente grazie per averci accolti davvero in questo luogo e grazie per l'assessore che è qui con noi questa mattina. Ne abbiamo prima fatto una bella chiacchierata e ora insomma abbiamo il piacere di fargli vedere il lavoro, un lavoro che è durato 5 mesi, 5-6 mesi ed è stato un laboratorio multiresidenziale. Ha avuto, qualcuno di voi l'ha sentito forse ieri, ma ha avuto tre luoghi fondamentali: Sesto Fiorentino, quindi la nostra sede, il nuovo Teatro delle Commedie di Livorno e ovviamente Capraia. In che cosa è consistito questo È lavoro lo consistito nel racconta recupero della Fabrizio. memoria attraverso interviste, documentazione e poi rielaborazione di testi, quindi scrittura, drammaturgia e messa in scena. E ho avuto la fortuna, come ho detto ieri, di lavorare con un gruppo di solo 7 donne, che non è facile, però è Un stato bellissimo, eroe. invece è stata un'esperienza bella, veramente. E un bel gruppo. E siamo arrivati a questo risultato, e questa è la restituzione che facciamo oggi con le ultime 4 storie e nient'altro. E l'aiuto, naturalmente, voglio sottolineare l'aiuto che mi ha dato, Viola, anche no, Marco, Viola, Marco, Marco, Lorenzo. Lorenzo, che ci hanno partecipato, e Marco Malevolti, che mi ha fatto da assistente su questo. A noi piacerebbe che questo progetto andasse avanti, per cui ci Ci piacerebbe. piacerebbe moltissimo anche sapere alla fine di questa, diciamo, prime due puntate che cosa ne pensate. Per cui sono ben accolte tutte le vostre osservazioni anche, diciamo, a seguito, insomma, di quello che sentirete. Intanto godetevi le Se storie. spengete i cellulari ci fa Sarebbe meglio, almeno piacere. silenziateli, questo è Grazie. importante. Modalità aereo. Lutare nudulore, stu fioru scurdatu, stu fioru scurdatu, stu fioru scurdatu, stu fioru scurdatu. Si presto c'è truncato, sarà un amore che non è stato sincero, sarà un amore che non è stato sincero, oppure un bacio scordato, oppure un bacio scordato, oppure un bacio scordato, oppure un bacio scordato.
Giovanna, vieni subito qui. Ma quante volte ti devo dire che non devi uscire dal paese? E non ti devi arrampicare sulle rocce. Giovanna non era una ragazza come le altre. Non lo era mai stata. Sarà perché la madre se n'era andata nel metterla al mondo. Insomma, era irrefrenabile. Fin da piccola, una spina nel fianco per la sorella maggiore Ada, che si affannava ad insegnarle come diventare una brava signorina, una futura moglie devota. Appena la sorella si distraeva un attimo, lei scappava fuori dal paese, verso il piano, e anche oltre, fino al laghetto, su per il Montarpagna, insieme al suo amico Giuseppe, detto Giusè. Si arrampicavano sulle rocce, si nascondevano fra cespugli di mirto. In cima al pino avevano costruito un rifugio segreto, dove si inventavano battaglie. Genovesi contro corsi, corsi contro capraiesi, capraiesi contro corsari. E Giovanna ne usciva sempre vincitrice. Una volta, con un sasso lanciato da una fionda, aveva rotto il sopracciglio ad Angiolino, il figlio del capovillaggio. E suo padre l'aveva messa in punizione e l'aveva portata con sé una settimana a lavorare la terra. Il padre Giacomo aveva dei terreni nel piano, coltivati a vite. Con tanta fatica riusciva a dare alla famiglia un buon tenore di vita. Era stimato da tutti, uno dei capifamiglia più ascoltati, braccio destro del capovillaggio. Giovanna non piagnucolava mai, né quando si graffiava fra cespugli, né quando cadendo dalle rocce si sbucciava i ginocchi. E poi era la più veloce di tutti, la più ardita a arrampicarsi e la più precisa a cacciare le lucertole con la fionda. Eccoti! E sei di nuovo spettinata! E quei graffi! E le ginocchia sbucciate! Ma come farò a trovarti un buon marito? La sorella Ada era disperata. Giovanna, crescendo, non cambia. Continua ad imparare a malavoglia le faccende domestiche dalla sorella, ma rimane ribelle e, come può, scappa a rifugio sul pino, sempre in compagnia del fidato Giuseppe, che non aveva neanche un centesimo del suo coraggio. Il padre, unica cosa che le concede, la porta con sé a caccia. Qualche volta, dopo tante insistenze, le ha perfino permesso di sparare con l'archibugio. Una mattina d'estate, Giovanna esce di casa insieme alla nonna per andare a cogliere erbe spontanee nella zona di Reganico. Le piaceva accompagnarla. La nonna aveva un posto speciale nel suo cuore. Era l'unica dalla quale accettava insegnamenti sui lavori da donne. Sono già un po' distanti dal paese quando sentono in lontananza suonare le campane della chiesa dentro le mura. Rintocchi vicini, rapidi, come avvisare un pericolo. Subito dopo sentono lo stesso campanio provenire da Santo Stefano, più vicino a loro. Nonna, dobbiamo tornare a casa, è di corsa! Giovannella mia, correre, che ce la fa più a quest'età?
Ai! Nonna, che avete? La caviglia! Queste pietre maledette mi hanno fregato! Vai, Giovanella, vai! Raggiungi tuo padre, l'Ada, non ti preoccupare per me. Non ti lascio sola, nonna. Giovanna prende sotto braccio la nonna e l'accompagna in una grotta lì vicino, dove di solito andava a giocare a nascondino con Giuseppe. Poi corre a rotta di collo verso il paese. Ma quando è proprio vicino alle mura, si arresta di colpo. Ha sentito degli spari. Vengono giù dal porto. Allarmata, corre al pino, si arrampica e da lì osserva. Nella baia vede delle imbarcazioni sconosciute, diversi uomini scuri di pelle, coi turbanti. Stanno trascinando su verso il paese dei cannoni. Altri uomini armati scendono dalle galee, mentre i capraiesi, presi dal panico, scappano, risalendo verso le mura. Allarme! Allarme! I corsari! I corsari! Il Dragut! Il Rais Dragut, il famoso corsaro barbaresco, luogotenente del famigerato Khayr ed-Din, detto il Barbarossa, colui che imperversava in tutto il Mediterraneo seminando morte e distruzione, era sbarcato a Capraia. Giovanna non resta che tornare alle grotte, è preoccupata per la nonna. Il giorno dopo, all'alba, i corsari iniziano a bombardare le mura. I capraiesi cercano di difendersi, ma hanno a disposizione solo gli archibugi e un piccolo cannone. E i nemici se ne stanno alla giusta distanza per non essere colpiti. Passano così due giorni. Giovanna torna a rifugio sul pino, ben nascosta, per osservare la battaglia. Disperata, vede le mura cedere sotto i colpi dei cannoni dei corsari, che entrano urlanti e inferociti dentro il paese. Sente grida di donne, spari, urla di uomini, bambini che strillano. Le monta una rabbia, vorrebbe fargliela vedere lei a quei maledetti. Ma è costretta a tornare indietro di nuovo e a nascondersi insieme alla nonna. Il giorno dopo prova di nuovo ad avvicinarsi. Guardinga. Ma niente, solo un inquietante silenzio. Passa attraverso le vigne, danneggiate, vede segni di incendio. Ma non c'è nessuno. Dà uno sguardo alla baia. Le galee non ci sono più. Allora si fa coraggio, entra dentro il paese. Case distrutte, fumo, corpi a terra, ovunque. Vaga sconvolta qua e là, col terrore di riconoscere fra quei corpi qualcuno dei suoi cari, la Ada, suo padre, Giuseppe. Non ce n'è traccia. E dove li avranno portati, maledetti? Il padre più volte le aveva raccontato qual era il destino dei prigionieri, messi in catene a remare nelle galee e dopo venduti come schiavi nelle terre barbaresche e le donne negli harem. L'isola è ormai deserta. I capraiesi sopravvissuti, quasi 200, sono stati catturati dai corsari e caricati sulle galee, dirette in Corsica. Passano diversi giorni. Giovanna fa la spola fra il piano e il paese. Intanto con la nonna si erano spostati nella chiesa di Santo Stefano. Va alla ricerca di cibo, recupera alcune coperte, riesce perfino a trovare un archibugio abbandonato,
con munizioni e polvere da sparo e se le porta sul pino. Da lì può controllare tutta la baia. Una mattina vede avvicinarsi una barca. Scendono due uomini. Giovanna rimane nascosta. Gli uomini iniziano a camminare verso il paese. Quando sono più vicini, li sente parlare una lingua sconosciuta. Hanno delle spade. Sono pirati. Giovanna afferra l'archibugio. Lo carica. Quando il primo pirata le sembra a tiro, prende la mira e boom! L'ha colpito! Ha una spalla! Il pirata cade, si guarda intorno, non capisce da dove viene il colpo. Grida qualcosa al compare che si avvicina. Giovanna riprende l'archibugio. Boom! Questa volta non è andata a segno. Per fortuna, i due, armati di sole spade, decidono di scappare. Riprendono la barca e se ne vanno. Ce l'ho fatta! Piena di eccitazione scende giù, corre al piano e va a raccontare la sua avventura alla nonna, che l'ascolta incredula. Il mattino seguente, sempre dal nascondiglio, Giovanna avvista delle galee. Riprende l'archibugio. Ma quei vestiti, quelle voci, ma Emanuele, pescatore, e Gaspare, suo figlio, è il capovillaggio, e quello è mio padre. Felice scende giù, corre incontro al padre, che la vede, è emozionato, le corre incontro e l'abbraccia stretto. Poi, con la paura nel cuore, e Ada, stai tranquilla, sta bene, è a Bastia, tornerà nei prossimi giorni insieme alle altre donne. E Giuse? Giuse, Giovanna, Giuse, se ne sono perse le tracce, potrebbe essere ancora in mano a Corsari. Giovanna ricaccia indietro le lacrime. Maledetti! Poi continua a tempestare il padre di domande. Se era proprio il Dragut, e dove erano finiti, e come si erano liberati. Calma, Giovanna, calma. Una cosa alla volta. Adesso sono proprio stanco. Devo riposare. Quella sera, insieme alla nonna e agli altri caprelli salvati, si radunarono tutti intorno a un fuoco. E il padre raccontò che sì, era proprio il Dragut. Ed erano stati a lungo prigionieri sulle galee, in catene, avevano remato per giorni, frustati. Per fortuna, la notizia era arrivata a Genova. E dalla Sicilia era partito un giovane ammiraglio, Giannettino, il nipote di Andrea Doria. Con 21 galee aveva inseguito corsari fino in cima alla Corsica e li aveva accolti di sorpresa, sconfiggendoli. Il Dragut catturato e messo in catene. Giovanna ascoltava estasiata, come avrebbe voluto essere lì, sulla galea di Giannettino Doria, magari come suo luogotenente, combattere corsari.
e poi toccò a lei. E con un po' di amarezza nel cuore per il pensiero all'amico scomparso, iniziò a raccontare la sua avventura coi pirati, tra le facce sbalordite dei suoi paesani. E vabbè, sbalordite. Non più di tanto. D'altra parte, lo sapevano tutti che Giovanna non era una ragazza come le altre. Iole e Mara. Mara e Iole, due giovani donne, due amiche cresciute insieme come sorelle. Si conoscono fin da quando sono bimbette. Erano vicine di casa, giocavano insieme su al porto. Ormai sono due donne fatte. Iole si è da poco sposata con Aldo, un pescatore, e quello che desidera più è avere un bambino. Mara invece aspetta che Aldo, il suo fidanzato, si decida a chiederle sposa. Una mattina, usciti dalla messa di Don Vasco, Mara, si va a cogliere la boraia alla Cala della Mortra, lì c'è pieno. Voglio fare una bella frittata per Aldo. E poi ne prendo un po' anche per i bimbi della Franca. Corran di qui, corran di là. Sono sempre sudati, ci hanno fissi, tosse e raffreddore. Mara sorrise. Lei, per quel tipo di malanno, non avrebbe usato la boragine, ma non la contraddisse. Perché Iole e Mara erano due che di piante se ne intendevano, ma ognuna aveva i propri rimedi e le proprie idee, e non sempre combaciavano. In Capraia erano considerate un po' due streghe. Un giorno bussò Giuseppina, la vicina di Mara. Oh Mara, perdonami, ma Maremma, il mio marito c'ha un mal di denti, si lamenta, non dorme e non fanno dormire nemmeno me. Io ho detto, oh Carlo, vai da Mara, ti fai da qualcosa. E invece no, lui, duro come il muro, non c'è venuto. Oh Giuseppina, ma non lo sai come sono fatti gli uomini? Fanno i forti. E poi, quando scoppia a andare dolore, vengono a piangermi i bimbetti. E oddio, i denti sono dolorosi, eh? Fai così, ti do questo, è gattarello. Lo triti bene bene, ci fai una bella portiglia e poi gli dici di metterlo sulla parte dolorante. Poi mi racconti. Anche a casa di Iole era sempre un viava di gente. Iole c'ho mal di testa, Iole mi fa male la gola, Iole il bimbo c'ha la febbre, e mi fa male un piede, Iole di qui, Iole di là, di su, di giù. Un giorno bussò Piero. Iole, si può? Entra Piero, cosa c'è? Iole, c'ho un mal di pancia forte, t'avevo mangiato qualcosa che mi ha dato noia. Cosa ho mangiato? Ho mangiato... Oh Piero, è un po' che c'hai sti dolori. Sì. Guardami un po'. Ma quant'è che non mangi? Saranno 3 giorni. Non ho capito. Guarda, intanto ti faccio un bel decotto di finocchi. Poi stasera resti a cena o no, non sento storie, va bene? Perché Piero era un pescatore. E è vero, il mare è pieno di pesci, ma purtroppo era anche pieno di mine piazzate da tedeschi. Si pescava poco e male. La gente andava su allo stagnone a fa' conigli colacci. Coltivare poi non se ne parlava. In questo terreno arido bastava una ribecciata e seccava tutto. Insomma, la gente mangiava quel poco che la terra riusciva a dare. Intanto il Natale si stava avvicinando. E un giorno Iole andò da Mara. Senti Mara, bisogna fare qualcosa perché c'è troppa gente che non riesce a mettere insieme il pranzo o la cena. E ho pensato, per Natale sarebbe bello se tutti potessero avere qualcosa di caldo. Tendimi Mara, non è che non si navighi nell'oro.
Però c'è gente che se la passa peggio di noi. Dobbiamo far qualcosa. Ha ragione, Iole. Facciamo così. Io posso pensare alle nepitose e tu prepari il pane da sfodelo che ti viene benissimo. Poi si va a raccogliere un po' d'ortica, finocchio selvatico, cicoria e si fa una bella zuppa per tutti. Mara si mise subito all'opera. Il tempo stava cambiando, le bacule, il frutto del corbezzolo, erano già belle mature. E qualche giorno dopo, tornando verso casa, Iole e Mara decide di fermarsi da Iole e avvicinandosi vide Aldo sbattere forte la porta e andare su verso il paese. Aldo era un ragazzone, un pescatore, e anche lui pescava poco per via delle mine. La porta era rimasta aperta. Mara entrò. Iole! Iole! Iole, son Mara! La trovò in cucina, seduta, disperata. Entra, Mara, entra. Oh, Iole, ma cos'è successo? Lascia perdere. Ma stai bene? Lascia perdere. Senti, Iole, pensavo, ma non è che Aldo ce la fa a pescare qualche pesce per Natale? Per l'amor di Dio, lascia stare della pesca, poi guarda, è pieno di dolore alla schiena, pensiamoci noi. Per i dolori alla schiena è ottima la ruta, l'ho fatta ieri. Non l'avesse mai detto. Ma cosa ne sai che dei dolori del mio marito? Lo saprò io come curarmi marito? L'olio di ruta. Oh, Mara, e tutte le volte mi devi dire come fa le ose. Maestrina, guarda, fammi un favore, vattene. Mara tornò a casa, dispiaciuta. Il Natale era alle porte e Iole e Mara non si erano più parlate, nemmeno viste. E Mara aveva preparato quasi tutto, le mancava soltanto per la zuppa il finocchietto selvatico che doveva raccogliere Iole. Lei ci teneva tanto a questo pranzo. Poi le dispiaceva tanto anche il fatto di non aver più visto l'amica. È vero che avevano idee diverse su come curare le persone, però Iole aveva esagerato. Così decise di andarla a trovare. Bussò, aprì Aldo. Entra Mara, Iole è di là. La trovò in camera, sdraiata sul letto. Le persiane erano chiuse. Iole, ma cos'hai? Oh, Mara, scusami per l'altra volta, ho esagerato. Ti preoccupare, ma cos'hai? Niente, Mara. Devo solo aspettare, riposare e sperare che vada tutto bene. Ma aspettare cosa? Crisa, che se va tutto bene, arriverà fra 8 mesi. Crisa, Iole. Ma che bel nome, Crisa. Il Natale arrivò. La sala da pranzo fu allestita nella sagrestia della chiesa. Don Vasco era felice. La zuppa di cicoria, finocchio selvatico e ortica era buonissima. Piero ne mangiò 2 scodelle, inzuppandoci il pane da sfodello fatto da Mara. Poi c'era anche la Giuseppina col marito. Per fortuna il mal di denti gli era passato. Venne anche la Franca coi bimbi. Per fortuna senza tosse e raffreddore, ma non stettero fermi un attimo. E Aldo riuscì a pescare qualche pesce. E tutto andò per il meglio. Se non fosse stato per l'assenza di Iole, che dovette rimanere a riposo. Mara rimase così per i restanti 8 mesi, l'unica a cui rivolgersi per curare i malanni. Se vi capita di fare qualche passeggiata qua per i sentieri e incontrate una signora magra, capelli bianchi, bel sorriso, e magari, che so, avete un dolorino, un raffreddore, chiedetele un consiglio. Si chiama Crisa.
L'uomo è strano, eh? Non solo l'uomo, anche la donna, dico, gli umani tutti cercano soluzioni arzigogolati a problemi che potrebbero essere risolti molto più facilmente e si incaponiscono, durano una fatica. Guarda l'olandese, erano sotto il mare, invece di spostarsi 300 km più in là, si sono messi a costruire le dighe, ci sono rimasti sotto, un lavoro di capomastri, ingegneri. Gli isolani poi sono anche più testoni. Prendono una fissa e via avanti. I capraiesi non fanno eccezione, eh? Su un sasso circondato dal mare si sono fissati fin dall'antichità che volevano vivere d'agricoltura invece di pescare un pesce. Vi immaginate quanto pesce c'era a Capraia nel 1500? Senza turisti, senza barche a motore, polpi che ti si avvinghiano alle caviglie, l'occhiate che ti vengono a dal buongiorno, saraghi che saltano, metti una padella lì, za, e ce l'hai. Vuoi uno sgombro, t'affacci e lo prendi per la oda. E invece no. Si sono messi a spostare le pietre lì per avere un triangolino di terra per piantare una zucchina. Ora, la terra, quella poca che c'è, sarà fertile, vulcanica, buona, ma de. E scansa i sassi e portaci l'acqua, poi c'è la siccità e ripara la zucchina dal vento di qua e ripara la zucchina dal vento di là, poi arriva una bella ripecciata, secca tutto e non mangi nemmeno il fiore della zucchina. E il pesce lo andavano a comprare dai pescatori d'Alassio che a volte si fermavano qui all'approdo, o si poteva vedere una cosa del genere. A dire il vero, qualcuno che il sale gli era entrato in zucca c'era. Manuello Tarascone. La sua logica era di fare il contrario. Pesco qui, che di pesce ce n'è tanto, lo salo o lo friggo e lo mando in continente. E così pesca, sala, impacchetta, invia alla Spezia e intasca il gruzzolo. E via di pesca, e friggi, e impacchetta, e invia, e in tasca, e pesca, e invia, no! Manuello, il podestà, proibito andare a vendere il pesce alla Spezia e in ogni dove. Ma perché? Io ho 9 figlie da sfamare, 9 figlie femmine, poi c'è la dote. Il pesce pescato in loco deve essere mangiato in loco. Emanuello, la moglie, le 9 figlie non facevano altro che mangiare acciughe, sarde e zerri, sottosale a colazione, fritti a pranzo, sotto mirto, a cena, uscivano anche dall'orecchio. E le figlie non avrebbero trovato marito così puzzolenti di salato. Così il problema della dote era risolto. Ma il messaggio di Manuello era ormai passato. I podestà si erano susseguiti e il divieto di vendere il pesce fuori dall'isola dimenticato per il momento. E la popolazione nel giro di qualche decennio era raddoppiata. I capraiesi erano 400 e si erano organizzati proprio bene per la pesca. Non così un pescetto da fare alla brace la sera, eh? Proprio pescavano, salavano e vendevano sul mercato di Livorno. Certo, era fatica, eh? Avevano i leudi, delle barchette a vela latina e andavano a pescare in alto mare, anche nel canale di Corsica, e non stavano lì a sentire il vento tra capelli, eh? Non ci avevano, cari velisti, il guincettino idraulico, le bozzettine. Navigazione a vela con scotta libera. Arrivi sul posto, prendi i remi, cagli la rete, salpi la rete e via verso la banchina per salare il pesce entro sera per conservarlo. Tanto il sale a Capraia costava poco, la metà che nel resto del Tirreno, un privilegio accordato
dalla Repubblica di Genova. Poi andavano a venderlo a Livorno, che era il centro di smistamento per tutte le città. C'era grande richiesta, soprattutto a Firenze si mangiavano acciughe e sardine a iosa. Eh sì, perché c'era stato il Concilio di Trento per rimettere in piedi ordine e regole per ogni buon cristiano, cattolico, romano, apostolico dopo la riforma protestante di Lutero. Ma direte, cosa c'entra il Concilio di Trento con le acciughe? Si erano riuniti i vescovi, gli arcivescovi e avevano messo i puntini sulle i. E valgono ancora, eh? I preti non si sposano e non si sposeranno mai e devono indossare la tonaca. Due, si è fatto un indice di libri proibiti, si hanno messi a rogo. Tre, non si può, il potere temporale non può imporre tassa alcuni agli ecclesiastici. Quattro, si mangi di magro il venerdì e tutta la quaresima. Certo, era un problema imporre ai cittadini, ai ricchi, di mangiare solo bietola per 40 giorni. Ma i vescovi non mancano di ingegno. L'umile e magro pesce si può mangiare, si può. Pesce. Fino a quel momento solo chi non aveva proprio niente mangiava il pesce, ma il marketing del buon cristiano fu efficacissimo e il pesce arrivò sotto sale in tutte le città. E i capraiesi iniziarono a guadagnare, eh? Nel 1650, intorno al 1650, stavano proprio bene. Ma gli uomini sono strani, i padroni sono stronzi, strani anche loro. Il commissario di Capraia li vedeva con i suoi occhi, ventileudi, che ormeggiavano colmi di pesce ogni volta che rientravano, e tutti i capraiesi lì in fremito per salare. Così riferisce al governatore di Corsica e la voce arriva ai parrucconi della Serenissima di Genova, il doge, il magistrato delle camere che ha in mano la cassa. Questi si fanno le palanche e a noi non arriva niente. Andiamo a vedere. Mettiamo un dazio, una gabella. Mandiamo Foglietta. Lui è già stato commissario là e li sa tenere a bada questi piratelli di Capraia. E così un giorno sbarca a Capraia Antonio Foglietta con le sue scarpine con la fibbietta. Madonna lui, oh! Rieccolo! Cosa vuole? E Foglietta osserva e riferisce, e i parrucconi si fanno due conti. 40 rubi per 20, per 10 soldi, più una gabellina sui magazzini e forestieri. Bellin serenissimi. Qui ci ricaviamo 2.000-2.500 lire l'anno. E così arriva l'ordinanza scritta con tanto amore. Considerando l'affetto che i nostri serenissimi hanno dimostrato ai suoi sudditi di Capraia nel beneficiarli sempre, eccetera, bla 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 bla,
e sapendo che essi sudditi sono molto giusti e ossequenti alla Repubblica, come è a ragione, e bla 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 bla, e pronti a corrispondere quello che puono alla tesoreria, che detto ufficio è tanto aggravato di spese per conto di detta isola e bla 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 bla, vogliono corrispondere l'infima somma di soldi 10 a barile bla 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 bla, saluti e baci, paga la tassa e taci. Nel 1656 la gabella entra in vigore e i pescatori non la prendono bene, eh. Manuello era morto da tempo, ma aveva lasciato l'eredità morale al nipote Bastiano, che era ancora più combattivo del nonno. Bastiano Tarascone riunisce Giacinto, Bartolomeo, Angelo e tutti gli altri. Bimbi, questa tassa va pagata, ma facciamo il nostro tornaconto. Prendiamo almeno l'appalto della riscossione. Eh sì, perché i parrocconi volevano rimanere serenissimi e dormire tra due guanciali, mica se l'andavano a prendere da soli la tassa a capraia. Appaltavano al miglior offerente, a un'Equitalia dell'epoca. E Bastiano ci prova. Angelo, vieni qua. Scriviamoli. Gli si dice che noi siamo serenissimi nel pagare la tassa, anzi no, sereni, se no sembra di equipararsi a loro sofferenza. Ma ci occupiamo noi stessi della riscossione. Offriamo 2000 lire, garantite e pulite, ci rimane un certo margine, si mette nero su bianco, si firma tutti, e buona? Ma l'appalto fu vinto da uno dei soliti della cricca, Giulio Cesare Doria. E Bastiano, bimbi, c'è andata male, ma dichiariamo di pescare meno, ma parecchio meno, se no questa tassa ci ammazza. Ma gli scagnozzi del Doria s'ammoscano subito dell'inganno e si scatenano. Insomma, la solita storia. I tassati che cercano di pagare il meno possibile, gli amministratori che trovano tutti i mezzi per farli pagare il più possibile, sempre i soliti, si intende, in questo caso i pescatori. Perché l'uomo è proprio strano, cerca di puppar soldi da dove ce ne sono pochi. Farà per complicarsi la vita, non so. In questo caso si arriva a usare anche la magia. Il commissario di Capraia, Scagnozzo De Doria, giurate di dichiarare il vero davanti a me, al Doria, al Doge, alla Serenissima e davanti al vostro Sant'Antonio, che vi secchi gli attributi se togliete anche solo 3 acciughe dal conto. E non poteva funzionare, non poteva funzionare. Nel frattempo arrivano altri pescatori forestieri, anche napoletani. Tanto pesce, diminuisce il prezzo sul mercato, poi diminuisce anche il pesce in mare. I capraiesi vanno a pescare intorno alle altre isole e vengono malamente cacciati. Provano a integrare con la pesca del corallo e giù altre tasse. Si danno alla pesca del tonno e i tonni scelgono un'altra rotta. E così nei secoli. E a un certo punto gli venne l'amargurata idea di pescare la foca monaca e fu la prima specie in assoluto a essere protetta in tutto il Mediterraneo. Poi negli anni 50 arrivarono anche i pescatori da Ponza con attrezzi per pescare orate e spigole, no, acciughe e sardine, e diciamocelo, insegnarono ai capraiesi anche a prendere turisti all'amo. Ma i turisti restano al massimo 3 mesi. E è Pasqua di domenica. Vivere di pesca diventa una fissa tale e quale quella di coltivare le zucchine.
Io sono nato a Dicomano, in Mugello, il 17 giugno del 1905. La mia mamma, però, era di Livorno. E quando finì la guerra, d'estate, si andava al mare a trovare i nonni. A me mi garbava tanto. A 14 anni, dopo la scuola di avviamento, sono entrato alla Galileo, a Rifredi. E tutte le mattine salivo sul treno delle 5:40 per andare in fabbrica. Appena potevo, però, con l'Agnesina, la mia fidanzatina di allora, si andava al mare. E io stavo le ore sulla spiaggia a guardare le onde che arrivavano e pensavo, chissà da dove arrivano. Un giorno, un mio compagno di fabbrica, Fernando Cassetti, mi fa: oh, ma lo sai, la mia mamma vuole che mi arruoli in marina, perché dice che se voglio diventare un uomo di successo devo andare in America e bisogna per forza che passi per il mare per arrivarci. Lui lo odiava. A me il mare invece mi sembrava un sogno. Così, anche se l'Agnese pianse tanto, io sentivo che quella storia di Cassetti era un'occasione, che io dovevo andare per mare. E così feci. Mi arruolai. Tempo 5 anni ed ero maresciallo ordinario, capo di seconda classe, con sede presso il porto di Livorno. Il mare. Bellissimo, imprevedibile. Perché sull'acqua devi imparare a starci a galla. Viverci è una sfida continua. A me la terra mi stava stretta ormai, era troppo semplice, troppo densa, statica, pesante. Un giorno arrivò l'ordine di andare sull'isola di Capraia, me lo ricordo come fosse ieri, l'isola più lontana dell'arcipelago, a fare dei controlli finanziari ai bottegai e ai portuari dell'epoca, e incaricarono me e Cassetti. Noi si prepara tutti i materiali e poi la mattina di 3 giorni dopo salpiamo sulla motovedetta. Ore e ore sulla motovedetta, io concentrato a guardare il panorama e a mantenere la rotta verso quest'isola misteriosa, e Cassetti accanto a me: sai, io ci sono stato sull'isola perché la mia mamma è fissata con il mare, mi ci portava sempre da bambino. Però lì sono particolari, son gente di un altro mondo, sì, perché, non so, hai visto, la mia mamma è fissata, no, col successo, l'America, lì non c'hanno queste ambizioni, lì stanno bene fra di loro, sono pochi ma sono felici, però gli tocca passare le giornate intere da soli. Io non so se tu ci riusciresti? Non lo so, Fernando. Voglio dire, le donne sono belle, le donne me le ricordo anche da bimbetto, sono belle di nulla. Però io voglio dire, io quando esco di casa ho bisogno di incontrare gente nuova, vedere persone diverse. O poi lì, se c'è il mare mosso, non ti muovi, Ti tocca rimanere lì e non ci riuscirei. Te ci riusciresti? Non lo so, Fernando. E lui parlava, mentre io fissavo queste distese infinite di mare cercando qualcosa che spezzasse il panorama. E poi dopo ore di acqua, di cielo, di parole, di Cassetti, eccola, Capraia. Uno scoglio gigante in mezzo al mare. Ci avviciniamo al porto. Sembrava disabitata. Attracchiamo. Scendiamo dalla nave. Nessuno.
Una chiesetta da una parte ci guarda, poi, oh essa, sentiamo una voce da una parte, ci avviciniamo e c'è un pescatore che armeggia con delle reti. Scusi, buon uomo, siamo dell'esercito. Stiamo cercando il maresciallo dell'isola, sa dirci dove possiamo trovarlo? L'uomo lo sente, si gira, si leva il berretto. Comandante, sono tutti su. Su? Dove? Su, in paese. C'è la festa. Festa? Comandante, oggi è il calendario di maggio, sono tutti su. C'è l'incoronazione. L'incoronazione? Indirizzati dal pescatore, iniziamo a salire quest'unica stradina sterrata che portava verso il paese, ma non incontravamo nessuno. Fernando, ma sei sicuro? Hai capito bene dove dobbiamo andare? Perché qui sembra non esserci anima viva. Giovanni, sei sempre agitato, vedrai prima o poi qualcuno si incontra, non dubitare, te l'ho detto, qui sono particolari. E continuiamo a salire, piano piano entriamo in paese, ma le case sono tutte chiuse, le serrande sbarrate, non incontriamo nessuno. A un certo punto cominciamo a sentire delle voci, vedi Giovanni, te l'ho detto, seguiamo le voci, vedrai prima o poi qualcuno incontreremo. E continuiamo a salire, a un certo punto un gatto ci taglia la strada, le voci si fanno sempre più forti, giriamo l'angolo, arriviamo in piazza. Giovanni, ma che sta succedendo? Che cos'è? Non lo so io, Fernando, se te è quello che sta tutto, io non lo so. Ci saranno state 300-400 persone almeno, tutte vestite come nel Medioevo. A ridere, a scherzare, come in un carnevale. Fra di loro a un certo punto prendono e partono in corteo. Io e Cassetti e li seguiamo e arriviamo davanti a questo slargo gigante vista mare, dove c'è un ragazzo inginocchiato con accanto un uomo più anziano, il babbo, credo, e davanti una regina e un borgomastro che con una spada lo investono di qualche carica. Allora lui si alza e grida: posso, comando e voglio! E il babbo da dietro: e io allora offro da bere a tutti! E si aprono le danze, mi concede questo ballo, signor. Da, buono il vino quest'anno, ma l'anno scorso era più buono, te lo dico io. Ma che ti vuoi ricordare te dell'anno scorso che ti abbiamo raccattato, che dormivi per strada? Frittelle, frittelle, comprate le frittelle, frittelle fatte in casa, frittelle fresche, comprate le frittelle. Il sir di Roncisvalle corroso aveva il cannon, mancante delle palle rimaste nel blason. Il sir di Roncisvalle è contento come un bue, si trova al culo quattro palle ma non sa quali son sue. Io e Cassetti ci lasciamo andare alla festa. Ci dimentichiamo perché siamo lì e ci perdiamo in questa folla carnevalesca. Oh, guarda, Fernando, un duca, guarda, una cortigiana, un vescovo, un prete. Due occhi blu come il cielo di un angelo vestito da castellana. Fernando, ma lo sai, avevi ragione, le donne a Capraia sono belle. Poi sparisce come una stella all'alba. E Cassetti, sì Giovanni, ho capito, però dobbiamo trovare il maresciallo, sennò qua si fa mattina, non se ne leva più le gambe. E allora cerchiamo di muoverci nella folla e vedere se riusciamo a trovarlo. Giovanni, Fernando, Giovanni, Fernando, Fernando, da questa parte, no, Giovanni, Fernando, perdo Fernando nella folla, però qui sono tutti vestiti medievali, non capisco a chi posso chiedere qualcosa, mi pestano i piedi, afferro un giullare per le spalle, dove lo trovo il maresciallo? Là. Mi giro e in cima a una stradina vedo Cassetti che sta parlando col maresciallo. Allora li raggiungo e ci chiudiamo in ufficio. Passiamo le seguenti 2-3 ore a tirar fuori tutti i conti degli ultimi anni, controllando che le entrate e le uscite tornino tutte. E poi, quando finisce il lavoro,
usciamo. Stava già facendo buio. In paese non c'era più nessuno. Un silenzio. Torniamo verso il porto. E quando arriviamo, rincontriamo il pescatore di quando eravamo arrivati. Oh, buon viaggio, signori! Avete visto che roba? Da voi non le fanno queste cose, lo so. Ma prima che andiate, vi posso presentare mia figlia, Lucia? E da dietro una barca esce lei. L'angelo, dagli occhi del cielo, che avevo visto in paese, sorride. È bella, eh? Oh, se sposassi un militare io sarei contento, eh? Lucia arrossisce, abbassa gli occhi. Buon uomo, non corra, noi adesso dobbiamo tornare a Livorno, ma torneremo, non dubiti. E torniamo verso la motonavetta, dove Fernando mi fa... Giovanni, m'è parso tu le sia piaciuto parecchio. Chi? Sì, buonanotte. A Lucia, dico, non ti sarei mica innamorato. Si è visto così tanto? Penso io dentro di me. Ma l'idea che anche lei mi avesse notato mi fa scappare un piccolo sorriso. Mi ricompongo subito. Fernando, ma che abbiamo visto lassù? Ma che sono pazzi? Ma che roba era? Che festa era? Cassetti ride. Vabbè, sarà che ci hanno meno vergogna davanti a Dio? In che senso? Ma sì, quella è sempre stata un'isola di monaci, di eremiti. Meno vergogna nel senso che ci stanno più vicini. A me è sembrato si divertissero parecchio. E torniamo a Livorno. Io passo mesi ad aspettare di dover tornare sull'isola di Capraia. Era bastato un giorno e qualcosa mi aveva legato l'anima a quel luogo. Nei giorni nitidi di maestrale, da Livorno, Capraia si vede. E io guardo le onde che arrivano sulla spiaggia. E ora lo so, sono sicuro, me le manda Lucia. Il 31 dicembre del 1932 eravamo in spedizione nell'arcipelago, io e Cassetti, e c'era stato ordinato di passare la notte a Capraia, dove una signora, Rosa di Valle, ci avrebbe ospitato per la notte. Attracchiamo. Era la notte di San Silvestro e quindi nel paese si sentiva un vocio di festa, di brindisi, di canti. Ci apre la porta di casa Rosa, una signora vestita in modo semplice, senza anelli, collane, solo il ricamo di un fiore all'altezza del seno. Ho 4 figli io, ma sono tutti nel continente e nemmeno per le feste vengono a trovare la loro mamma. Disgraziati. Meno male, via. Stasera ho un po' di compagnia. Ci fa sedere a tavola e ci offre un banchetto sicuramente più ricco di quello che poteva permettersi. Poi verso mezzanotte ci fa: aspettate qua, scende in cantina e torna con 2 bocce di vino rosso in mano. Perché noi a Capraia si fa da sempre così: a mezzanotte si beve il sangue di Cristo che ci porti bene per l'anno nuovo. Poi prende il calendario attaccato al muro del 32, apre la finestra e lo butta di sotto. Addio 1932! Cassetti. Ma anche questo è un gesto propiziatorio? Sì, noi si fa così. Noi si butta fuori di finestra il calendario con tutte le croci che si porta, che ci porti bene. E questo gesto a me mi fece sorridere. La mattina dopo mi alzai presto. Volevo andare a vedere l'alba al porto. Mi incammino per il paese che dorme, ubriaco dalla notte precedente. Passo fra le case, giro l'angolo, arrivo in piazza e la vedo. Lucia. Stava spazzando il sagrato della chiesa con cura e mi parve ancora più bella della prima volta che l'avevo vista. Prendo coraggio. Salve! Buon anno! Lucia si gira, ma appena incrocia il mio sguardo, le casca la scopa in terra, si piega impacciata per riprenderla, poi parla. Salve! Buon anno anche a voi!
c'è una leggenda. Riguardo il primo giorno di gennaio sull'isola di Capraia. Si dice che se la prima persona che incontri quando esci di casa è del tuo stesso sesso, sarà un anno di solitudine. Ma se invece ti imbatti nel sesso opposto, allora sarà un anno d'affetto e magari d'amore. E buona fortuna, maschio biondo, femmina bruna, la la la. E buona fortuna, maschio biondo, femmina bruna, la la la. Né di Vennari né di Marti non ci spose, non ci perde. Né di Vennari né di Marti non ci spose, non ci perde. Quali che ci spose cu Vangelo di San Luca, tribule fino alla buca. Quali che ci spose cu Vangelo di San Luca, tribule fino alla buca. E buona fortuna, maschio biondo, femmina bruna, la la la. E buona fortuna, maschio biondo, femmina bruna, la la la. Cumpa e cumma dell'Inghilterra, mughe marito di la sotterra. Cumpa e cumma dell'Inghilterra, mughe marito di la sotterra. Nato sotto letto, con le gambe rucchetto, nocciole, nocciole. È nato sotto letto, con le gambe rucchetto, nocciole, nocciole. E buona fortuna, maschio biondo, femmina bruna, la la la. E buona fortuna, maschio biondo, femmina bruna, la la la. E la ya la la ya la 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 ya la la ya la 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 la. E la ya la la ya la 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 ya la la ya la 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 la. Vescovi e gli arcivescovi.